Tommaso? Tommaso, svegliati! Svegliati, Tommaso, dobbiamo fare la diretta, svegliati! Ma questo è un azzardo! No, non è un azzardo, è la verità, è la pura realtà! La pura realtà, Tommaso! Siamo in diretta dalla pagina Facebook La Valdichiana, dal Live Rock Festival di Acquaviva per la seconda puntata di Diretta Rock! E te ti devi essere bello, sveglio, pimpante, io lo so, Tommaso. Sono giornate molto dense, c'è un sacco da fare. Ci sono le band da accogliere, le band da accompagnare, da far mangiare il pubblico che già sono le 8 e già è qui che vuole mangiare e fa la fila per il ristorante, per la birreria. È un festival partecipatissimo. Il mercoledì notte è stata una cosa pazzesca. Pazzesca, Tommaso. Sui social è apparsa una tua foto. Non credi che per la prima sera di festival è stato un azzardo quella foto con Miss Cheta? Ma secondo me è stata una cosa molto elegante e composta. Compostissimo. Certo, la composizione della fotografia non c'era da dirgli niente. No, era proprio composta, anche lei mi sembrava una persona elegante, composta, pudica. Pudicissima. Tranquilla. Tranquillissima. Voglio dire, una grande amica che saluto. Ciao Cheta. Ciao Miss. Il tuo chetamino. Sei stata una grande. Senti Tommy, allora, archiviata già la prima serata del Live Rock Festival di Acquaviva, puntata e ovviamente seratona in partenza la seconda serata. Che cosa vedremo sul palco di Acquaviva questa sera? Allora, questa sera vedremo in apertura i Ross, i nostri Ross, gli spettatori della Valdichiana Big li conoscono Power. Benissimo, li abbiamo seguiti nel loro cammino X Factor, li abbiamo, possiamo dire, scoperti, perché e una delle primissime interviste, uno dei primi approfondimenti dedicati proprio al trio della Valdichiana, lo abbiamo fatto noi, lo abbiamo firmato noi. Quindi i Ross tornano a casa finalmente nel palco più importante fondamentalmente del nostro territorio. Dopo di loro Andrea Laszlo De Simone, che è un grande protagonista della scena indipendente italiana e porterà il suo disco d'esordio, un capolavoro pluripremiato, ne hanno parlato bene tutte le critiche possibili e quindi sarà veramente un bel concerto. Ultimo gruppo, che Young ci sono Blood. Tantissime Young ragazzine Blood, per lui. Young Blood che viene dal Regno Unito a spaccare letteralmente tutto, è un pazzo scatenato di 20 anni e un giorno. E sarà una bella esperienza. Ci sono delle ragazze, delle fan. Sì, sono venute qui a chiedere se lo intervistiamo perché vogliono vedere anche l'intervista. Esatto. Però Youngblood in questo momento è in agriturismo. Noi li trattiamo veramente bene, gli ospiti internazionali, agriturismo, vino, formaggi, il Live Rock come tratta se tutti bene perché è una figata pazzesca. Ma ci sono degli altri ventenni, ora lasciatemelo dire, ci tengo veramente tantissimo. Io vado, ti lascio e gli dobbiamo fare un applauso enorme. Ci sono i Ross in diretta su Diretta Rock a questo Live Rock Festival 2018, eccoli che meraviglia. Lorenzo, Camilla e Kevin, i miei nipoti. Loro sono i miei nipoti rock and roll. Prima parlando dicevo che oggi è un po' come un pranzo di Natale. E tornano i nipoti che non vedevamo da tanto e hanno fatto, li abbiamo visti in televisione, li abbiamo visti in dei palchi stratosferici ad aprire degli artisti internazionali e oggi tornano qui ed è proprio come riavere, come per un nonno riavere i suoi nipoti a tavola dopo un anno avendoli seguiti da lontano. Come state? Di nonno. Adesso vi faccio la bustina. Però di quelli con gli spicciolini per andarci a comprare la merenda. Gelato. No, a parte tutto, come va? Che dite? Come benissimo, stai? Siamo cariche a mille, finalmente si torna qua a suonare, è veramente un sogno, è una chiusura con stile del Rumore in Tour e sarà un'emozione incredibile. Io sono già agitata, era un po' che non ero agitata perché mi stavo abituando quasi, però tornare qua mi mette proprio un'adrenalina forte. Poi abbiamo visto dal soundcheck, tra l'altro sono appena scesi dal palco per fare il soundcheck, ancora sono, le sento molto siamo accaldati. Già. Carichi. Sono già, non fanno in tempo perché poi dovete sapere che la prima band a suonare è l'ultima a fare il soundcheck e quindi sono quelli che fanno più fatica di tutti ci poi fondamentalmente e poi hanno il dopo serata che poi sarà molto, vi voglio in birreria non c'è problema. E invece per voi due, Camilla che ovviamente ha la responsabilità della front girl, e voi invece come avete vissuto quest'annata, come vi sentite stasera? Lore
vuoi andare te? Ma stasera ci sentiamo cari, comunque sarà una chiusura col botto, siamo contentissimi, l'annata è andata bene, cioè meglio di così non poteva andare. E questa è la chiusura perfetta per il tour che è stato, siamo contenti davvero. Tra l'altro Lorenzo si presenta con la maglietta dei Misfits, quindi ha già vinto tutto. E invece Kevin alle basse frequenze. Io sono 5 anni che vengo praticamente qua a vedere tutte le band, e ogni anno mi gaso sempre di più perché c'è sempre artisti veramente fantastici. Essere qua quest'anno a calcare questo palco è bellissimo e sono super felice, veramente, wow. Poi oggi ci sono delle novità che arrivano dal panorama Ross, che cosa c'è di nuovo, è una chiusura di tour, però magari gli spettatori che vi hanno ascoltato da lontano magari stasera potranno sentire qualcosa di nuovo, e soprattutto cosa c'è nel futuro dei Ross, che cosa state preparando? Allora, stasera è una serata importantissima perché ultima data del tour, prima data veramente in casa, presentazione in anteprima del disco, facciamo quasi tutti i pezzi del disco in anteprima ufficiale, quindi anche questa è una grande emozione perché il disco è come un figlio, quindi sei bisnonno. E no, sicuramente ci sono tantissime sorprese e novità, vogliamo sempre stupire il nostro pubblico e non ripeterci mai, e stasera penso sarà veramente un finale col botto. E il futuro invece deve aspettarsi molte cose, di avere un po' paura perché lo travolgiamo. Allora vabbè, non riveliamo niente, invitiamo tutti a venire qua puntuali, 9.30 riempite l'ex virale, considerate che già c'è un sacco di gente a cena, quindi si stanno anticipando la cena per poter essere sotto. Guardate, casa lanciamo gli EP dal palco, quindi insomma, anche dei regali, cioè ho dei nipoti generosissimi, che meraviglia. No, allora la trade union di tutte le interviste di quest'anno è legata all'azzardo, perché la line up degli artisti di quest'anno al Live Rock Festival 2018 è stata definita un azzardo, perché tutte le serate sono delle mescolanze strane, un pubblico magari poco avvezzo ai festival può trovarsi disorientato, ma secondo la direzione artistica è il metodo più efficace per trasmettere l'energia del rock and roll. Qual è il vostro azzardo? O qual è stato il vostro azzardo? Wow, wow, secondo me lui lo sa. Già il fatto di essere andati a X Factor e aver provato con il nostro genere è stato un azzardo. Io penso che già solo quello. L'azzardo più grande, è vero. Cioè, buttarci rimanendo noi stessi in tutto e per tutto in un programma televisivo è stato veramente il primo azzardo dei tanti azzardi che ci piace fare, perché ci piace comunque giocare, ci piace buttarci, sperimentare, mai rimanere sul piano di tranquillità, insomma. Quindi ci buttiamo sempre sul ring, molto e sul buttarsi, attenti anche stasera a quello che succederà sotto palco, insomma, perché diciamo che Camilla non è una che adora stare sempre troppo sul palco, è una che si muove, va dappertutto, anche con la chitarra, cioè è una che diciamo che a questo Live Rock Festival non esiste la quarta parete, il palco è solo un corridoio per poi unire lo spettacolo con il pubblico. Quindi 9.30, i Ross che aprono questo giovedì notte di Live Rock Festival 2018, arrivano ad Acquaviva dopo aver calcato i palchi di tutta Italia, hanno aperto ai Marilyn Manson, hanno aperto agli A Perfect Circle. Com'è stata? Com'è suonare? Quello è stato il vero azzardo, forse, aprire A Perfect Circle. No, è stata una bomba perché ci ha dato un'esperienza, è stata una prova, queste sono veramente delle prove, perché una cosa è andare sul palco e sapere che lì è il tuo pubblico e che comunque risponde e vuole sentire la tua musica. Chi sta aspettando gli A Perfect Circle, insomma, è un buon gustaio, e quindi è stata una bella prova, però direi superata, perché non abbiamo neanche dato il tempo alla gente di pensare, abbiamo travolti di distorsioni, di energia, e alla fine ha funzionato. Avete fatto rumore, insomma, come si suol dire. Io ragazzi vi lascio ad andare a concentrarvi, perché veramente manca meno di un'ora e anche voi iniziate a muovervi, potete vedere la diretta da smartphone, quindi uscite di casa. Facciamo che fra 3 secondi ti alzi e sali in macchina. 3, 2, 1... Vi aspettano, vi aspettano. Grazie mille, ciao. Nipotini, grazie mille. Grazie a te. Ciao. A dopo. Ci vediamo sotto casa, ciao. A fare un po' di rumore. Ciao, ciao. Adesso io rivedo la sublime, perfetta, sublime, lucente, superpunk.
come un arancio di Cézanne, la mia Valentina Chiancianesi. Wow Tommy, dopo questa descrizione alzo, mi vado nella zona ristorante a mangiare. E che arriva la parte artistica del Live Rock Festival. Andrea Biagianti, ecco qua. Ti devi alzare, lui si deve alzare, non si deve alzare, basta che stai zitto e non dai noia. Tanto se c'è qualcosa da fare a questo Live Rock Festival me lo ordina lui, appunto, me lo ordina Andrea. Quindi Biagianti, ora gli ordinerai di stare capo. Zitto, ok? Smentisco. Allora Andrea, seconda serata del Live Rock Festival, ieri sera è una partenza con il botto, una partenza con l'azzardo. Diciamo subito questa mischeta, diciamo, ha scosso un po' il pubblico del Live Rock. Sì, evidentemente è stato così, credo che avevamo anticipato che sarebbe stato un azzardo musicale mettere mischeta la stessa sera di A Place to Bury Stranger, la band americana di New York che ha chiuso la serata di ieri al Live Rock Festival, e sappiamo che avevamo previsto e sappiamo che era un azzardo. Io credo che la lineup di un festival vada valutata nella sua integrezza e che mischeta è un personaggio al limite molto eccessivo, con dei testi molto taglienti, e che fare, diciamo, una disquisizione su cos'è il rock nel 2018, magari ci potremmo scrivere un libro o potremmo farci un dibattito qua domenica al Live Rock Festival di circa 4 ore con 400 di interventi previsti. No, al di là di questo, credo che era un azzardo, e il Live Rock Festival è anche questo, è mettere in un contenitore musicale tanti stili, tanti modi diversi, a prescindere da quelli che sono i confini del rock. Nello stesso programma esisterà Pere Ubu, che è probabilmente uno dei testimonial dell'underground americano, una band leggendaria non definita dal me, ma dal New York Times, e Mischeta, e la prima data italiana di Young Blood, che sarà sul palco questa sera con fan arrivati da tutto il pomeriggio, da tutta Italia, Milano, Genova, dal sud. Questo è il Live Rock Festival, è una forma espressiva di arte, di cultura, probabilmente anche di rock. Ci sono le opinioni di tutti, noi le rispettiamo, ma andiamo dritti per la nostra strada, come abbiamo sempre fatto, in maniera eccessiva, perché l'azzardo a noi ci piace tantissimo. Anche perché ovviamente questo festival 22 anni fa possiamo dire che è nato per azzardo. Sì, esattamente questo. Io per esempio non c'ero e mi trovo da diversi anni ormai a collaborare con Live Rock Festival. Credo che abbia creato un pubblico, abbia creato anche della capacità, che in molti sono diventate delle professionalità. Ma da questo punto di vista è bello anche che ci siano opinioni diverse, che tutti magari mettano in discussione quella che è la linea artistica del festival. Credo che però non dobbiamo perdere la voglia di incuriosire, di entusiasmare la gente, anche a volte di fare degli azzardi, mettendo nello stesso palco delle cose completamente diverse dal punto di vista musicale. Questo forse è il valore aggiunto del Live Rock Festival, e in qualche modo lo dimostriamo anche stasera, perché aprono i Ross, sono stati qua la band di casa dopo l'esperienza di X Factor, Andrea Lazlo De Simone, che forse è il cantautore più bello, consentitemi questo aggettivo, che abbiamo oggi in Italia, e chiude Young Blood nell'unica data in Italia, che è una cosa molto fresca per un pubblico giovane. Le fan sono state qua tutto il pomeriggio, gli abbiamo dato anche da mangiare i pici, e gliel' abbiamo offerti, e il formaggio e il prosciutto, per cui questa è la filosofia del Live Rock Festival, e dentro a questo ci sta anche l'eccesso di mischeta. Poi qualcuno non lo condivide, ma noi siamo contenti. Ma a noi ci piace per questo il Live Rock. Lui ha fatto una foto un po' particolare ieri sera con Mischeta. Tu sei riuscito a fare la stessa foto che ha fatto lei con D'Alema? No, in realtà no, anche se questa cosa è divertente, perché chiaramente accostare D'Alema a Mischeta è una cosa folle solo pensarci, e quella foto ha spaccato l'internet. Però no, non ho fatto foto, però ho avuto modo di parlarci, ho apprezzato molto certi ragionamenti, soprattutto lei è rimasta stupita dal festival, dall'organizzazione generale, da come in provincia dei volontari possano costruire tutto ciò, perché è chiaro che in certi contesti è molto facile evidenziare cosa non piace, è molto più difficile a volte constatare che questa realtà associativa e di volontariato in una provincia come la nostra è quasi un miracolo, questo ce lo dobbiamo dire. Poi
Mischeta non va bene, andrà bene per Eubu, andrà bene gli Shame, andranno bene altri, non andrà bene Youngblood, però questo è un miracolo associativo e culturale, e forse dovremmo tenercelo stretto, soprattutto da, per chi vive qui, e non magari farsi prendere a volte dalla fretta di elaborare giudizi che noi rispettiamo, ma che stanno dentro un contesto di un gruppo di volontari che cercano di costruire un festival musicale che secondo noi è anche rock. E questa cosa... Mischeta, se mi posso permettere, poco prima di entrare sul palco ha detto testuali parole: bomba, ragazzi, siete troppo organizzati. Quindi è stato... E questa cosa l'hanno confermata anche gli Acquarama, perché io poi, mentre tu li intervistavi, io parlavo con loro nel backstage, sono rimasti veramente impressionati dall'organizzazione, dall'efficienza del festival, dal livello degli artisti, e venendo da altre realtà più grandi, ovviamente sono rimasti contenti di esibirsi qua a Live Rock. No, ma questo sicuramente, però è chiaro, ognuno ha la sua visione, non credo che si possa fare un'enciclopedia o spiegare, diciamo, che cos'è oggi il rock. Addirittura alcuni hanno sottolineato che in questo programma c'era troppo post-punk, Place to Bury Stranger, Shame, Sabato, Pere Ubu in qualche modo, per cui è un fatto di valutazioni personali. Chiaramente il Live Rock Festival ha una linea artistica che tenta di sorprendere in eccesso e tenta di tenere insieme tante espressioni legate dalla musica, dalla cultura, ma anche da quello che oggi è il panorama italiano e cosa offre il panorama italiano, per cui continueremo a fare questo. L'azzardo come filo conduttore, il tuo azzardo personale? Ma intanto è misurarmi con un impegno così, perché è veramente un qualcosa che a livello personale ti lascia tantissimo, anche se dedico tanto, troppo tempo al Live Rock Festival. E forse l'azzardo personale è continuare a credere che si fa tutto questo non solo per noi stessi, anzi soprattutto per lasciare un segno da un punto di vista associativo, ma anche culturale, in questa terra che a volte ha delle espressioni anche troppo fievoli da questo punto di vista. Allora, grazie Andrea, Live Rock Festival. Ciao. Fino a domenica, tante sorprese e tanti azzardi. Adesso abbiamo... ciao Sabrina, ti voglio bene anch'io. Ah, Tommy, ti devo salutare. E Andrea Biagianti mi ha fatto cenno di seguirlo. Quindi non ci rivediamo più per tutta la sera? Devo essere preoccupata, ti vedo in qualche foto osè particolare, composizioni particolari? Vediamo se qualche azzardo riuscirà a coinvolgermi anche stasera. Per adesso buona serata Vale e buona serata a tutti voi. Vi aspetto sotto palco, Parco Sferale, Acqua Viva, Live Rock Festival 2018. Ciao! Allora, Tommaso esce ed entra Giacomo Torelli. Buonasera. Proprio perché il Live Rock Festival non ha confini, lui arriva direttamente da Londra. No, da Cambridge. Da Cambridge, proprio da vicino. Cambridge, vabbè, siamo dai, quasi, siamo Cambridge, Londra, siamo lì, due passi, sì, due passi dietro l'angolo. Perché arrivi da Cambridge? Spieghiamolo al nostro pubblico. Ah, diciamo che tu sei volontario del collettivo. Piranha, da quanti anni? Da 13 anni, te lo dico con sicurezza perché stavo controllando le magliette prima, sa, le magliette dello staff, ce l'ho tutte dal 2006 e ovviamente le conservo con cura incredibile nel mio armadio, e dal 2006 ho tutte le versioni, quindi quella è la prova che dal 2006 sono al ristorante. Dunque sì, sono 13 arrivi anni. Da Cambridge, sì. Arrivi. Allora, noi in realtà ti abbiamo già intervistato sulla Val di Chiana, sì. Gli attenti lettori avranno sicuramente già conosciuto Giacomo perché la sua intervista è andata molto molto bene, con un bel ritorno. Arrivi da Cambridge perché? Perché, scusate, perché faccio ricerca su un tema che secondo me si sposa anche benissimo con quelle che sono le filosofie fondamentali della festa che noi chiamiamo Festa della Birra, del Live Rock Festival. Okay. Dunque, quello che faccio a Cambridge è fondamentalmente cercare di minimizzare quelle che sono le emissioni di CO2 a livello globale, quindi mi piace fare questa analogia con la festa. Come noi qua cerchiamo di in qualche modo minimizzare gli sprechi alimentari o anche l'uso del cosiddetto inceneritore, terribile inceneritore come viene chiamato da Enzo Caratozzolo, così noi a Cambridge cerchiamo di minimizzare l'uso del cemento che è l'ingrediente principale del calcestruzzo. Adesso, perché vogliamo minimizzare questo cemento? Perché l'uso del calcestruzzo a livello globale sta crescendo in maniera vertiginosa e questo è dovuto a una crescita globale della popolazione. Ovviamente qua
probabilmente da Acquaviva, dall'Italia non ci se ne accorge, ma l'edilizia a livello globale sta crescendo perché la popolazione cresce, c'è bisogno di città, nuove città, quindi nuove infrastrutture, nuove strade, viadotti, ponti. Certo. Ora e tutto, più che mai. E tutto quello che ne consegue, appunto, con certi requisiti di resistenza e durabilità. Quindi quello che noi cerchiamo di fare è cercare nuove ricette di calcestruzzo, abbiamo detto il cemento è l'ingrediente fondamentale, che però conservino le caratteristiche fondamentali di resistenza e durabilità del materiale che sono intrinseche. Quindi vogliamo minimizzare l'uso del cemento ma mantenere inalterate le caratteristiche del materiale, se non incrementarle, ecco, questa è un po' l'ambizione del progetto. Possiamo dire un bel azzardo. È un bel azzardo, assolutamente sì. Mi sono accorto che appunto fai questa domanda è l'azzardo a tutti. L'azzardo. Quindi questo è il mio azzardo, esatto. Me l'ero preparato un altro mentre facevi la domanda. Infatti, questo è l'azzardo, diciamo che è un azzardo possibile. Sì. Possibile con i tuoi studi, con tutto quello che sta uscendo fuori nella realtà di oggi. Certo. Invece il tuo azzardo personale? Dunque, il mio azzardo personale, ci pensavo proprio ora mentre aspettavo dietro la telecamera, è stato forse nel 2014, quando per me era il primo anno da esterno, da residente all'estero, diciamo, sotto pressione al lavoro, perché essendo il primo anno dovevo consegnare, c'erano delle consegne imminenti, mi ritrovai a fare la scelta di getto di venire al festival dopo aver detto a tutti che non sarei venuto, perché avevo impegni e quant'altro, e devo dire è stata veramente una scelta positiva. Perché sì, il festival ti prende tempo, ti prende ovviamente energie, a me molto meno che a altri, questo va detto, perché sono persone che lavorano a questo progetto tutto l'anno. Io cerco di dare il mio contributo durante questa settimana in cui faccio le vacanze. Ti prende tanto, ti prende tempo, energia, però poi ti ridà. E effettivamente io, tornato poi a Manchester, allora studiavo a Manchester, facevo il dottorato, trovai tutte le energie, quindi non si parla del lunedì dopo la festa, nel quale le energie forse non sono proprio al massimo, però effettivamente ti dà una serenità, ti dà una gioia di vivere che poi dopo ti aiuta ad affrontare tutto nella vita. Quindi il festival è una cosa che ci teniamo stretta, come diceva Andrea, perché è un patrimonio di questa cittadina, per così dire. Senti, ieri sera Andrea Mezzanotte faceva i turni, lui l'ho trovato, faceva i turni, smistava gente, dove ti ha collocato? Dunque, sono stato abbastanza bravo a non farmi mettere in troppi turni, perché col fatto che do una mano anche un po' ai runner, ovvero le persone che portano i gruppi dal backstage agli hotel, agli aeroporti, me la sono cavato, ho detto che avevo da fare un po' di viaggio, quindi me la sono cavata bene con un turno, se mi ricordo bene me l'ha detto a fine serata, mi sembra, lavaggio bicchieri sabato alle 1:30, quindi ecco, per chi fosse bellissimo, interessato, l'ha proposto anche a me questo turno, proposto anche magari a me. Non si fida, va bene. Ma io non so se verrò al turno, magari io li asciugo. Neanche io lo so, se ci vado. No, ci andrò. Allora, grazie Giacomo, grazie, ti vedremo in giro per la festa sicuramente. E poi ovviamente seguite la Valdichiana per sapere il suo azzardo come procederà. Ciao. Allora, anche io se vi saluto, ciao, no, non vi saluto, perché adesso vi porto, come ieri sera vi ho portato al bookshop, proprio per quello che noi stiamo facendo qua stasera. Se il mio amico e socio Banini mi fa da bodyguard, perché non so dove sto andando. Ieri sera vi abbiamo portato a far conoscere, a far vedere il bookshop. Questa sera vi portiamo a vedere lo spazio dedicato alle birre, perché come sapete qua al Live Rock Festival c'è sempre, e mi stanno salutando, ciao Luciano, dopo vengo anche da te, c'è sempre una selezione di birre molto molto interessante e c'è sempre delle grandi novità, e quindi io mi avvicino al capo, vero? Mi hanno presentato come tu sei il capo, giusto? Tu sei il capo. E ti chiami? Riccardo. Allora Riccardo, che cosa possiamo bere e trovare qua nello spazio birre? Scusa, ti ho mandato via, perdonami, ho mandato via il cliente. Birre che si possono trovare qua, la selezione di birre al Live Rock Fest. Birre abbiamo 7 birre internazionali e 5 speciali. 7 internazionali che partiamo dalle chiare, che sono Mais e Lichnusa non filtrata. Abbiamo 2 rosse, Bulldog e Watney's. 2 doppio malto, quali Gasoline e Slalom, e una Weiss. Gli speciali invece abbiamo 2 birre della zona, che sono del birrificio di Montepulciano. Una Double e una Amber Ale. E poi abbiamo 3 birre che ci fornisce sempre lo stesso fornitore, che sono Lagunitas, che è un Indian Pale Ale, Avanti Marsh e Gotha, che sono della Ibu, e sono 2 birre molto bevibili e buone.
E senti, per il momento qual è la birra più richiesta? Le birre più richieste ora come ora se la giocano a pari punti Slalom, Micnusa e Bulldog. Anche la Micnusa? La Micnusa è una novità di quest'anno? Novità di l'anno scorso. L'anno scorso che è andata molto. E quest'anno c'è qualche, avete introdotto qualche novità? Novità sulle internazionali non abbiamo niente, solo sulle speciali. Non avete azzardato quest'anno? Non abbiamo azzardato quest'anno, siamo andati sul sicuro. Senti, tutte le sere quanti volontari sono impiegati qua nello spazio birra? Nello spazio birra abbiamo due turni da 6 persone ciascuno, più abbiamo jolly che sono persone che lavorando non hanno la disponibilità di darci subito disponibilità immediata e quindi vengono quando possono. Tra lavoro, figli, mogli. E senti, tu sei il capo. Quest'anno sì. Ti hanno promosso? Quest'anno sì, Niccolò dopo anni e anni di onorata carriera ci ha abbandonato ufficialmente. Si è dato al vino lui. Si è dato alla cassa più che al vino. Ora come ora si è messo alle casse. Lo vedete, è un omone che sta alle casse. Dopo lo passiamo a salutare Niccolò. E ora sì, ha dato l'addio ufficiale. Ha attaccato il boccale al chiodo, diciamo. Diciamo di sì. Senti, da quanto tempo fai parte del collettivo? Del collettivo faccio parte da una decina di anni. Da una decina di anni, più o meno. Della birreria da 5. Diciamo la metà del mio tempo l'ho spesa in birreria. Il resto al servizio e a giro per tirare. E adesso ti devo chiedere il tuo azzardo personale. Su? Il tuo azzardo, allora il filo conduttore di tutto il live quest'anno è l'azzardo, ovvero sì dai, diciamo l'antidoto alla prevedibilità. Se tu nella tua vita o comunque anche guardando in futuro c'è qualcosa che vorresti fare che non hai fatto, un azzardo tuo personale, anche relativo al live? Mi cogli molto impreparato, molto impreparato. L'azzardo in cui pensavo in questi giorni è rimette solo due birre, una chiara e una rossa. Fine. Perché è molto impegnativa come cosa reggerle tutte. Questo è l'azzardo bravissimo, di quest'anno. Bravissimo. Magari lo sentiremo anche il Ghezzi, perché il Ghezzi comunque è a buon punto. Allora ragazzi, buona serata e ci vediamo in giro in queste sere. Allora, ciao a tutti. Quindi adesso io ritorno alla mia postazione, sempre se il mio prode Alessio Banini mi fa da spalleggiatore, perché io non so dove sto andando, magari sto andando addosso a della gente, ma buonasera, salve, sto andando addosso a della gente e io però a questo punto vi saluto, vi do appuntamento a domani qua in diretta dal Live Rock Festival e in diretta dalla nostra pagina Facebook. State connessi alla Valdichiana, ci vediamo domani sera con me e Tommaso Ghezzi che vi raccontiamo la terza serata del Live Rock Festival. Ciao a tutti!